Com'è l'integrazione degli stranieri all'interno del quartiere? Male. Come mai? Tutto male. Bari rappresenta una delinquenza molto, molto occupato. Cioè in che senso? Molto occupato, diciamo occupato, che ci sono molto dappertutto. Vengono dietro, passano davanti, da dietro, ti guardano, vedono dove vai. È una cosa brutta. Poi vedo delle macchine che si fermano agli angoli, non puoi passare, vedi? E con gli stranieri? Con gli stranieri io non ho che fare niente, perché non sono persone di essere molto educato, molto sincero. Io sono un tipo piuttosto sincero, lo dico da voi, perché voi siete barese? Sì, sì. E lo dico a voi. Poi ci sono delle macchine che ti guardano da dentro. Ho capito. E io poi quando li vedo, queste macchine metallizzate, vedi, che sono lunghe e grandi, allora li passano davanti a me, che io sto passando o di fianco o di punta, non si fermano e io ci faccio le corna. Ma questi sono gli extracomunitari che... Non li posso vedere, perché sono... Delle persone troppo sporche, non so, puzzano, come si diceva una volta quando era San Nicola, che venivano allora i tempi primi, sarebbe una quarantina di anni fa, perché si mettevano vicino alla rentiera e puzzavano di scassino, perché non si lavavano mai. E allora tu cosa facevi? Scusi che ti do da tu, andavo via. Dove mettevo? Mi mettevo nel giardino. Mi mettevo nel giardino e guardavo San Nicola. San Nicola, se lo potevi vedere, o sì o no. Dovevi andare verso la... come si chiama? Ma San Nicola non era straniero? San Nicola era di come si chiama? Di Mira, sì, di Mira. E i baresi lo rubarono da Mira e lo portarono a Bari. Bari l'hanno messo nella chiesa della quella piccolina che sta sul lato destro, San Gregorio, poi da là l'hanno messo qua nella chiesa San Nicola e l'hanno messo nell'annicchio di San Nicola, sta là dentro, che io andai l'altra volta e ci buttai 10 euro, e 10 euro che io non li potevo buttare, un signore davanti a me con la moglie girò la 10 euro fino a e la buttò nel buco del vetro di San Nicola. Va bene. Perché, d'accordo, grazie. Perché San Nicola dice che prima andavano, non so, qua a questa Madonna, prima ci buttavano i soldi come io lo buttavo, e ci sono andati questi ragazzi giovani che rubavano il cestello, il coso, il ferro, la cassetta, e i soldi là non andavano più perché... Va bene, grazie, buona giornata.